Abbiamo in collegamento telefonico Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento, che ringrazio e saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. E Vito Vergine, presidente del sindacato Balneari. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Della Valle e Vergine, volevo sollecitare una vostra riflessione tentando di fare un passo avanti ma chiarendo alcuni aspetti che sono assolutamente centrali e qualificanti per tutta la vicenda, a mio avviso. Voi siete imprenditori balneari, cioè significa che voi siete titolari, gestite e proprietari di alcuni stabilimenti attrezzati. Avete i vostri stabilimenti sulla spiaggia, cioè su zone di litorale basso e sabbioso. Diciamo anche, ad onor del vero, che le interdizioni della costa, per evitare di creare un allarme eccessivo, che va al di là dei danni che già potremmo avere da questo, le interdizioni, le chiusure, le restrizioni riguardano zone, per così dire, se vogliamo anche di nicchia, nel senso che molto spesso si ha a che fare con luoghi di scogliera alta e rocciosa che non convogliano la gran parte del turismo salentino e pugliese. Questo lo dobbiamo dire ad onore di verità, innanzitutto, e vorrei un commento da parte vostra su questo. Dopodiché, quali provvedimenti e come tentare di placare le preoccupazioni di tutti, vostre e dei cittadini come me, che non vorrebbero rinunciare a poter fare il bagno alla poesia di Roca oppure sotto le due sorelle a Torre dell'Orso, come ha sempre fatto nella sua vita. Prego. Prego a chi, scusa? Vergine, cominciamo da lei. Bene. Allora guarda, dicevi bene tu, Marco, che in definitiva le restrizioni riguardano zone già di per sé di difficile balneabilità, comunque certo, di un fascino indubbio, perché noi sappiamo che le cartoline più belle... L'audio in studio, perché non riesco a sentire bene Vito Vergine. Le cartoline più belle riguardano zone diciamo di costa alta, ecco, dove la natura, con i crolli e con situazioni secolari, ha creato queste cartoline che mezzo mondo ci invidia. Quindi questo, per dare ragione e contezza della sua competenza a quella la vecchia volpe, diciamo noi, di Mimmo De Santis, che rimarcava certo questo concetto. Ha fatto bene. Ma perché tra l'altro è uno di quei pochi che hanno scritto la storia del turismo in provincia di Lecce. Certo, detto questo, però, io devo denunciare la gestione maldestra dell'intero fenomeno. Se noi siamo arrivati alla fine di maggio e in Italia e in mezzo mondo di che cosa si parla a proposito di Salento? Di rifiuti, di mafia e affini e di vieti di balneazione. I vieti di balneazione che sono stati anche enfatizzati in maniera, secondo me, maldestra anche qui. Perché il problema nasce nel momento in cui la Regione ha affidato quel benedetto, maledetto studio, non so come definirlo, che è stato fatto da tecnici che probabilmente conoscono poco il territorio, ma di questo ho dubbi, che il professor Federico conosce bene il territorio, non soltanto quello della provincia di Lecce, ma l'abitudine all'eccesso di precauzione. Sì. Il difendersi dalla denuncia che è dietro l'angolo, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi si rischia di prendersi una denuncia anche per un terremoto che non è certamente nelle discrezionalità dell'uomo. E questa necessità della precauzione al massimo livello ha spinto a redigere un certo tipo di piano. Ma dobbiamo anche dirci onestamente che i tecnici dei vari comuni interessati e gli amministratori degli stessi comuni, proprio per quel conflitto di norme che da un decennio è stato riversato sui comuni, non sono andati colpevolmente, secondo me, non sono andati a vedere che cosa quel piano prevedeva. Adesso, nel periodo meno indicato, facciamo esplodere il problema. Abbiamo il palcoscenico, ognuno di noi ha il palcoscenico, me compreso, mi ci metto in mezzo, ovviamente non sono, chi mi conosce sa bene che il primo della classe non mi è piaciuto farlo. E che qualche volta ho anche taciuto di fronte a evidenti incongruenze che venivano manifestate ai vari tavoli, quadrati, rotondi, questo lo dico da tempo, che hanno convocato. Io ho fatto la mia parte silenziosa a questi tavoli, perché erano convocati di volta in volta nelle sedi meno opportune e di fronte ad autorità le meno competenti in materia, perché alla fine di questo ciclo noi ci troviamo a commentare questo disastro mediatico.
Non so se devo andare avanti. No, 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 allora grazie. Sì, sì, rimani con noi, Vito, collegato. Adesso andiamo da Mauro Della Valle. Allora, c'è una conoscenza che viene fuori dagli anni, questo lo diciamo ai nostri telespettatori. Noi che facciamo questo mestiere da mezza vita, gli amici al telefono, in televisione generalmente ci diamo del lei, ma insomma fingiamo, perché c'è un rapporto confidenziale sia con l'uno che con l'altro ospite, è inutile mediarlo più di tanto. Allora, Mauro Della Valle, la tua opinione? Sì, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno quanti. Di nuovo. Beh, io partirei con anche con uno spot. La Costa Salentina si sta facendo il trucco, stiamo lavorando per voi, senza dire che praticamente si sta mettendo praticamente una serie di cartellonistica che preoccupa da una parte gli utenti, quindi i turisti. Ecco, però vorrei fare in modo che di comprendere che un territorio così come quello delle coste basse, per anni e attraverso i nostri appelli, attraverso i nuovi tavoli tecnici o qualsiasi tipo di difficoltà che gli operatori hanno subito, oggi sta rappresentando la Costa Alta. Sì. Perché mentre una spiaggia immediatamente a occhio nudo si nota quando perde della sua profondità, quindi perde della sua bellezza, è chiaro che l'allarme è immediato. Sulle coste sia basse che alte, ai noi, non c'è stato mai un monitoraggio da parte anche dei comuni che hanno la prima linea. Il sindaco di un comune è il massimo vertice sulle responsabilità innanzitutto di qualsiasi danno a cose e persone che possano esistere, igienico-sanitario e quant'altro. Probabilmente i sindaci dei comuni costieri, nonostante fossero stati anche invitati ai tavoli tecnici istituiti dalla provincia o della regione, a volte hanno guardato più verso l'Oliveto che verso il mare. Ecco che allora scusami, oggi Della Valle, poi mi dici cosa c'entra la provincia, dai, poi me lo dici. Ecco, prego, continua. Se è possibile parlare, se è possibile parlare, perché vabbè, ma sono passati anni, però che andiamo dicendo, sono passati anni. Adesso allora, abbiamo ben chiaro la correttezza e l'utilità di quello che ci siamo detto su tanti tavoli. Bene, sentiamo Della Valle. Ecco, prego. Sì, per cortesia. Innanzitutto credo che ogni iniziativa che sia della provincia, di un comune, di una regione, non esime da prendersi le responsabilità, così come a volte il presidente della provincia, seduto al tavolo con la Guardia Costiera, seduto al tavolo con l'Università del Salento, con le associazioni e la politica, ha sempre chiesto. Però non ci dimentichiamo che anni fa l'ex assessore Amati venne in provincia e quasi praticamente umiliò l'intera Costa Salentina dicendo quali erano i progetti, quali erano i preventivi per riparare la costa, per dare una vita nuova alla costa. Nessun sindaco aveva preparato un pezzo di carta per quantizzare i fenomeni costieri, i fenomeni erosivi che si stavano ovviamente accanendo sulla costa, perché non c'è stata programmazione, non c'è stata pianificazione, perché il problema veniva sempre durante l'estate e poi durante l'inverno qualcuno si dimenticava ecco, di quello che Della Valle facendo. C'è un salto di qualità che è avvenuto, c'è stato però rispetto a quanto sta avvenendo adesso e a quanto abbiamo di fronte ai nostri occhi oggi. Rispetto al problema dell'erosione che abbiamo discusso per tanti anni, che riguardava le spiagge per esempio, perché la sabbia veniva portata via dal mare e si riduceva lo specchio sabbioso, per così dire, disponibile per la fruizione, quindi per fare turismo, ma qui il livello cambia perché parliamo di sicurezza. Mentre nel primo caso non c'erano problemi relativi alla sicurezza personale, ma soltanto un problema di fruizione turistica, e qui c'è un problema proprio di rischio per l'incolumità personale, perché se ti cade in testa, non è successo ancora fino ad oggi, ma il provvedimento va proprio in questa direzione, affinché non debba succedere, non debba verificarsi mai, nemmeno in futuro, il salto di qualità, per così dire, di livello, con il quale vi dovete confrontare, vi porta a prendere, primo, assumere quali iniziative, prendere quali provvedimenti e soprattutto voi come vi regolerete rispetto all'estate che sta per arrivare.
anche se dal punto di vista meteo non si direbbe. Ecco, allora noi innanzitutto attraverso l'ufficio legale stiamo andando immediatamente a tutelare quelli che saranno le ripercussioni ovviamente sul tessuto imprenditoriale e soprattutto balneare, perché alcuni stabilimenti balneari per mesi hanno avuto il proprio nome sui giornali per inibizioni alla balneazione e quindi disdette di relative anche prenotazioni che a volte in alcuni stabilimenti si effettuano un anno con l'altro, anticipando ovviamente una stagione perché posti di grande rilievo. Noi però siamo andati a trovare la Guardia Costiera qualche giorno fa e abbiamo espresso la nostra piena collaborazione anche attraverso una capillare comunicazione telefonica per qualsiasi tipo di approccio, di aiuto che potremmo dare noi, perché come i balneari forse nessuno frequenta il mare ed è presente sulle spiagge 24 ore su 24. Quindi un supporto alle forze di polizia per far sì che questa sia un'estate sicura a tutti gli effetti, e forse attraverso queste interdizioni abbiamo evitato che qualche persona si potesse fare male durante un periodo oltretutto di vacanza. Grazie Della Valle. Allora, Vito Vergine. Vito, sei ancora con noi? Ok, allora io mi servo del paginone che ha fatto il quotidiano oggi, abbiamo dato in rassegna stampa poco fa anche questa immagine. Pagina 2 e pagina 3, c'è una mappa, la mappa dei divieti, le vecchie e le nuove ordinanze, cerco di essere veloce. Vecchie ordinanze a Otranto, Baia San Nicola, Cave, Orte, Torre del Serpe, Palacia, Baia dei Turchi. E qui mi pare che non ci siano stabilimenti balneari, perché questo è il dunque. Melendugno, è vero? Appunto. Torre Specchia, San Foca, Roca, Torre dell'Orso e Torre Sant'Andrea. Stiamo parlando di zone dove la falesia dove la costa è alta, non ci sono stabilimenti balneari, anche se adesso si realizzano perfino sugli scogli bassi. Santa Cesaria Terme, località Fontanelle e Porto Migiano, non mi risulta che ci siano in quel punto stabilimenti balneari. Adiacenti sì, ma non nelle zone a cui si riferisce l'ordinanza. Le nuove ordinanze, Addiso, Marina di Marittima, località Arenosa, località Porticelli, Darsena Acquaviva, non ci sono stabilimenti balneari. Andrano, Grotta Verde, località La Botte, non ricordo. Tricase, Porto, Marina di Tricase, Marina Serra, Canale del Rio, non ce ne sono. Marina di Rigiano, non ce ne sono. Marina di Novaglie, non ce ne sono. Gagliano del Capo, il Ciolo, ci va la gente, ma non ci sono stabilimenti attrezzati. Castignano del Capo, Capo di Leuca. Ma questo è relativo, Marco, perché se a Leuca noi togliamo la visibilità anche da lontano delle grotte, ce ne possiamo andare a casa. Hai risposto. Con tutto il rispetto per il santuario della Madonna a Leuca, ecco, se noi impediamo, alle barche che bisogna stare a un chilometro, a un miglio, voglio dire, lasciamo perdere, teniamoci conto che dobbiamo, sarebbe anche ora di stabilire qual è il livello umanamente perseguibile di sicurezza. Perché per esempio nelle miniere ci va l'uomo, ci va un altro, qualche angelo volatile, insomma. E poi dall'altra parte dell'Adriatico abbiamo dei competitor che, pur rispettando la natura, che è l'elemento essenziale in questi fenomeni, fanno ben altro. Allora dobbiamo capire fin dove si può arrivare con queste benedette precauzioni che sono evidentemente necessarie, ma si perseguono in un certo modo e in un certo periodo, e non creando questo fuggi-fuggi che sta succedendo. Ecco. Per quanto riguarda l'avvocato che va a difendere lo stabilimento balneare che ha avuto la disdetta, consentitemi che fa ridere anche questa storia. Vabbè, il dibattito poi fra di voi lo farete in un altro momento, però mi serviva questa risposta, perché a fronte di ciò che abbiamo detto, per evitare di creare un allarme eccessivo, c'è anche il rischio sacrosanto che avete portato all'attenzione, tu lo hai ribadito e l'hai sottolineato molto bene, interrompendomi, hai fatto bene perché era la risposta che cercavo. Scusami per l'interruzione. No, hai fatto bene perché era la risposta che cercavamo, cioè non si può più, abbiamo il porto turistico a Leuca, ma uscire e noleggiare la barca per andare a fare il giro, cosa che fanno i turisti che vengono da noi, per vedere le meravigliose grotte di Leuca che ci siamo sforzati per anni di rappresentare con tantissime, pensa Telerama, quello che ha fatto, con tutte le trasmissioni, Salento da Mare, Terre del Salento, prima ancora Panorama Verde, altre trasmissioni di cui non stiamo a dire, abbiamo rappresentato sempre la fruizione concreta di una bellezza straordinaria che abbiamo promosso, questa cosa non dovrebbe essere più possibile.
d'ora in poi. E è una cosa vergognosa, è stato gestito da principianti, un problema importantissimo. Marco, scusami, Marco, perdonami. Grazie, l'ultima cosa, Mauro Della Valle, e poi chiudiamo, dobbiamo andare avanti. Perdonami, ecco che allora sia le grotte, sia le coste alte, che non dimentichiamo che vengono frequentate anche per il surf casting, per fare pesca subacquea, certo. Addirittura troviamo anche in alcuni casi le macchine parcheggiate sopra, perché i comuni non hanno neanche i piani parcheggi pronti, questo è vero, per poter usufruire del mare. Questo nessuno però si è mai permesso di fare un monitoraggio anche del piede della falesia, cioè con delle ispezioni subacquee. Una volta che questo territorio comunque viene monitorato, controllato, eventualmente programmata una sua manutenzione, ecco che questo territorio diventa un territorio sicuro. Ma tutt'oggi noi non conosciamo la sicurezza di quello che è la costa salentina. Allora benvengano quei divieti, ovviamente fatti in maniera sempre molto professionale, che facciano in modo che adesso monitoriamo e guardiamo effettivamente lo stato di salute della nostra costa, tutta alta e bassa che sì. sia. Mauro Della Valle, voi siete stati invitati all'incontro che i sindaci terranno oggi nel Capo di Leuca? O gli imprenditori? Assolutamente no. No, cioè è inutile fare gli incontri tra imprenditori e imprenditori e sindaci e sindaci. Bisognerebbe... Gli incontri sono importanti se si porta praticamente una collaborazione, una condivisione. Però Vergine dice che non è così, non è vero quello che ho detto, perché Vergine? No, non è che non è vero. Noi ci siamo sentiti, noi di CIB Confcommercio, abbiamo ritenuto giusto che in prima battuta si vedano tra di loro, perché mi sembra di aver capito che neanche lì c'è molta sintonia, e poi cercheremo di affiancare, perché noi rappresentiamo una parte sicuramente, ma riconosciamo la priorità dell'ente locale delegato. Va bene, come no, ci mancherebbe altro. Sicuramente non faremo mancare il nostro apporto e supporto. Grazie per tutti i chiarimenti, l'approfondimento lo facciamo appunto per questo. Salutiamo Mauro Della Valle e Vito Vergine, buona giornata e buon lavoro, pubblicità.